Benvenuti in questo video di Alteryx, in cui si spiegherà come fare un blend di dati partendo da file di input che hanno dei campi in comune. Nel nostro caso vogliamo creare un database in cui siano presenti il nome del negozio, data di apertura del negozio, le vendite mensili e la colonna di spazio object, che sono dei punti in cui sono presenti le coordinate di latitudine e di longitudine del negozio. Andiamo quindi a creare un nuovo foglio di lavoro in cui inseriamo i dati di input. Input data, perché abbiamo tre file di input in ingresso, file browser dalla cartella sample data, pet store date.csv, in cui tra le altre cose troviamo la data di apertura dei negozi. Abbiamo poi un secondo file petstoresales.dfb, da cui ricaviamo le vendite mensili, e il petstore www.data.tab, da cui ricaviamo la colonna degli spazial objects. Dobbiamo adesso fare una join tra questi tre file, utilizzando quindi un join multiple tool. Connettiamo i tre file la join, e rinominiamo i connettori per non perdere e per non confondersi soprattutto con i tre file di origine. Questo mettiamo data di apertura, vendite mensili, e spazial objects. Passiamo adesso a configurare il join multiple tool. I campi in questo caso in comune tra i tre file sono name, che vediamo che basta inserire name su un singolo file, viene poi riproposto in automatico sugli altri due, in quanto Alteryx stesso trova la colonna name sugli altri due file, e address, che avviene la stessa identica cosa vista per name. Inoltre, in questo caso, sul file di output ci verrà riproposto name e address per tutti e tre file, quindi si verranno a creare dei campi duplicati. Non volendo questo, andiamo su Options e diciamo appunto di selezionare i campi duplicati. Andiamo ad aggiungere un browser tool al join multiple tool e possiamo quindi mandare in esecuzione, ottenendo un file di output in cui è presente il nome del negozio, la data di apertura, l'indirizzo, le vendite mensili,
alla colonna di spazial object e quindi abbiamo riprodotto il file di output visto precedentemente. Grazie a tutti per l'attenzione.